Latte, pasta, olio, zucchero, legumi, tutti i generi di prima necessità. C'è tutto nella raccolta alimentare nata spontaneamente in un gruppo di case di Via Ciabattini, alla Migliarina, a Viareggio. In questa strada, a monte della ferrovia, i residenti si sono mobilitati per dare una mano all'associazione Il Germoglio, in prima linea da sempre nella colletta alimentare e nella consegna dei pacchi spesa. La Onlus però da tempo fa i conti con donazioni sempre più scarse, a fronte di file sempre più lunghe di famiglie in difficoltà che bussano alla porta. All'appello hanno risposto una ventina di residenti, hanno usato la cantina di una vicina come magazzino, dove hanno accatastato chili e chili di roba ritirata poi dal furgone del Germoglio. Abbiamo deciso di fare un piccolo fogliettino e allungare la via, chiedere anche ad altre persone di questa via se vogliono contribuire come facciamo noi una volta l'anno. La risposta è stata bellissima perché persone che non ci si aspettava sono arrivati con dei pacchi di roba e vorremmo che anche altre persone che ci imitino. In effetti, se questo piccolo gesto spontaneo fosse ripetuto altrove, ci sarebbero meno problemi di approvvigionamento per Il Germoglio o altre realtà simili. Un esempio, quello di Via Ciabattini, che arriva all'indomani della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, che si celebra il 5 febbraio. Lo spreco alimentare è notevole, sia a livello anche iniziale di trasferimento di generi alimentari ai supermercati, in parte, ma notevole è lo spreco alimentare che abbiamo nelle abitazioni. Si dimenticano dei generi alimentari nei frigoriferi, non se ne tiene conto, si fanno delle spese che inizialmente si va a vedere anche il prezzo e poi quando siamo per usarli ce li dimentichiamo dentro il frigorifero. Questo si deve evitare.